Salve gente, io sono Nicknet, oggi parliamo del MobVote. Minecraft Live è ormai vicina, infatti è proprio domani. Le votazioni per il MobVote sono già aperte, ma faccio questo video per magari farvi decidere su che mob votare, comunque tenervi aggiornati. E comunque per Minecraft Live ovviamente io la guarderò e farò uscire un video, possibilmente il giorno dopo se riesco, dove vi farò un bel riassunto di tutto. Così se non avete voglia di seguire la live potete vedere il mio riassunto. Quindi adesso parlerò del MobVote e dei tre mob, ma anche della protesta, se sapete già di questa protesta, ma ne parlerò più avanti nel video. Il primo mob del MobVote è il granchio. Il granchio spawnerà nelle foreste di mangrovia, che è quella in cui sono adesso. Sarà un mob amichevole e a quanto pare potrà anche salutarci con la sua chela più grande, perché appunto avrà una chela grande e una piccola. E quella grande potrà farla cadere. Cadrà completamente casualmente, per quello che sappiamo. Potremmo raccoglierla e ci servirà per piazzare i blocchi a distanza maggiore. Non sappiamo in che modo, cioè io ho pensato magari a tenerla nella mano sinistra e mentre l'abbiamo nella mano sinistra possiamo piazzare blocchi con una reach maggiore. Ma non lo so, potremmo anche boh, metterci dei blocchi dentro e quella ce li farà mettere più lontani. Non so bene come funzioni, quello che è certo è che in qualche modo i blocchi ce li fa piazzare più lontano e probabilmente anche rompere. Quindi questo mob ha una funzione molto utile, o meglio, il suo drop è molto utile, il più utile dei tre a mio parere, anche se appunto non so se fidarmi nel come si usa questa chela, perché potrebbe essere molto utile, come potrebbe anche essere sì utile, ma magari scomoda da usare. E se diventa scomoda da usare, allora alla fine nessuno la userà e verrà dimenticata per sempre. Invece, parlando proprio del granchio come mob, ci sta, è carino, anche se nei tre quello che ci vedo un po' di meno in Minecraft, soprattutto perché nelle paludi. Non so perché l'hanno messo nelle paludi. Potevano metterlo nella spiaggia, no, qua. Così, ci sono già le rane qui, ma vabbè. Il secondo mob invece è l'armadillo. Anche lui è ovviamente un mob pacifico, essendo tutti e tre i mob animali. E la sua utilità è quella di droppare una sua scaglia, che ci servirà per fare le armature per i nostri cani. Non sappiamo se poi queste armature si potranno decorare magari con qualche colorante o comunque renderle personalizzabili. Sarebbe molto bello se potremmo usare gli armor stream su queste, ma ancora non lo sappiamo. Sicuramente daranno protezione al nostro cane e lo abbelliranno anche un pochino. Cioè praticamente sono uguali alle armature per i cavalli, però fatte con le scaglie di armadillo. Quindi questa funzione qui diciamo che è abbastanza inutile perché non è che serva molto la protezione ai cani. Comunque un abbellimento estetico ci sta sempre, quindi secondo me questa cosa ci sta, perché alla fine la vogliono tutti da un sacco di tempo l'armatura per i cani, ci sono anche molte mod che la fanno e finalmente abbiamo l'opportunità di averla nel gioco, che come ho appena detto non è che sia proprio tanto utile, però alla fine ci sta ad avere nel gioco. Invece parlando proprio dell'armadillo, vivrà appunto nella savana e sarà il primo mob unico della savana, perché in questo bioma ci sono tanti tipi di animali, ma nessuno che c'è solo in questo bioma, e quindi l'armadillo sarebbe il primo. È anche molto carino, ce lo vedo molto bene nel gioco, anche perché potrà racchiudersi in una palla, o meglio in un cubo, e sarebbe bello che potesse anche rotolare in giro. Chi non vorrebbe avere un armadillo che gli rotola per casa? Il terzo mob è il pinguino. Lui spawnerà nel bioma delle coste rocciose, che è questo qui, e la sua funzione è quella di dare più velocità alle nostre barche. Praticamente è uguale al delfino, solo che non boosta noi quando nuotiamo, ma quando saremo su una barca in acqua, boosterà la nostra velocità. Ho specificato in acqua perché molto probabilmente se la barca non è in acqua non ci darà il boost di speed, cioè più velocità. Perché se funzionasse anche con le barche sul ghiaccio sarebbe OP, potremmo andare a una velocità incredibile. Quindi questa sua abilità secondo me non è che sia molto utile. Invece il pinguino di per sé è un animale molto carino, ce lo vedo molto bene in Minecraft, anche se non proprio in questo bioma delle scogliere. Potevano metterlo negli iceberg, biomi innevati, no, scogliere. Vabbè. Cioè, sta bene anche qui, però almeno in un altro bioma. E poi sarebbe anche molto carino perché, come detto nella presentazione del pinguino, in acqua sarà molto veloce, praticamente come un delfino, ma sulla terra farà un po' fatica a camminare, a volte inciamperà anche, poverino. Stavo cercando una buona pianura per continuare il video e ho trovato questo posto bellissimo. È un'isola circondata da un fiume che lo fa sembrare un lago e c'è quest'isola in mezzo con questo fiumiciattolo, che sarebbe un crepaccio in realtà riempito d'acqua, bellissimo. Se volete il seed è questo qui e le coordinate sono queste qui, nel caso vi interessasse. Ma adesso continuiamo con il video. Quindi riassunto finale dei tre mob.
Quello con l'oggetto più utile è il granchio, anche se non di certo perché il suo item potrebbe essere abbastanza difficile da usare e scomodo e quindi potrebbe non essere utilizzato. L'armadillo, molto carino, sarebbe l'unico mob unico della savana e le armature dei cani ci stanno. Pinguino, molto carino pure lui, l'abilità praticamente inutile, quindi alla fine dei tre io voterò l'armadillo. Poi questa è una mia opinione, poi voi votate quello che volete, però io sull'armadillo vado più sul sicuro, che mi piace come animale e mi piace l'idea di avere delle armature per i cani. Invece voi quale voterete? Qual è il vostro preferito? Scrivetemelo nei commenti. Ah, comunque se poi in Minecraft Live diranno che il pinguino farà nut nut, allora quello cambierà tutto, io voterò il pinguino. Sicuramente. Detto questo, vi parlo della protesta, quella di cui avevo parlato prima. Infatti, è scoppiata questa protesta contro il mob vote perché dicono di volere tutti e tre i mob e non scegliere. Appunto perché i mob vote, fin dal primo fino ad adesso, viene votato un mob e quello viene aggiunto. Gli altri dicono vengano scartati, anche se poi magari alcune feature di queste mob vengono comunque implementate nel gioco. Quindi il loro obiettivo sarebbe averli tutti e tre, anche perché sono animali che sono più o meno allo stesso livello. E sì, sarebbe molto bello averli tutti e tre, però così secondo me si rovinerebbe anche un po' il gioco. E per gioco non intendo Minecraft, ma il mob vote, che comunque anche di per sé è una cosa molto divertente che hanno creato gli sviluppatori di Mojang e non mi sembra il caso di rovinarlo così. Poi vabbè, dicono anche che visto che viene preso solo un mob su tre, tutti quelli che hanno votato quel mob sono contenti, ma gli altri che hanno votato gli altri mob non sono contenti. E ok, però senza il mob vote non avremo neanche quello lì, non avremo nessun mob nuovo. E alla fine il mob vote è una cosa in più ed è anche divertente visto che possiamo scegliere noi quello che viene aggiunto nel gioco. Anche se poi vengono scelti i mob peggiori la maggior parte delle volte, ma questi sono dettagli. F nei commenti per il Copper Golem e il Tap Golem. Anche se lo sniper effettivamente è un bellissimo mob, anche se avrei preferito il Tough Golem, però ci va bene comunque. Quindi direi che questa protesta è un po' inutile. A noi basta goderci Minecraft Live e votare il nostro mob preferito. Per questo video era tutto. Vi ricordo che farò uscire un video riassuntivo di Minecraft Live, quindi appena uscirà andatelo a vedere se volete. Iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate qual è il vostro mob preferito dei tre. E noi ci vediamo nel prossimo video. Addio!